regole le sai, no? Niente telefono, niente patente, libera uscita fino alle 8 di sera e mai fuori dal territorio comunale. Quello che serve a volte nella vita è una chance, è qualcosa di cui tutti a volte sentiamo il bisogno, qualcosa di cui soprattutto gli artisti agli inizi delle proprie carriere devono essere grati, come nel caso di Enrico Maria Artale, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia ed a Venezia 2013 con il suo film di finzione d'esordio Il Terzo Tempo, coprodotto e distribuito da Filmauro. Un'opportunità sempre mancata a Samuel, protagonista del film. Infanzia difficile, padre assente e madre tossica, il ragazzo non fa che entrare ed uscire dal carcere per un campionario di piccoli reati di assoluta varietà. Noi ragazzi siamo cresciuti guardandolo giocare. E anche noi ragazzi. Dopo l'ultimo periodo di reclusione, il magistrato decide di inserirlo in un programma di riabilitazione, affidandogli un lavoro in un'azienda agricola di provincia. Lì viene affidato a Vincenzo, assistente sociale, ma anche allenatore di rugby per la squadra di Teresa, proprietaria anche dell'azienda in cui il ragazzo è impiegato. È la figura di merda mi hai fatto fare. Artale e i due co-sceneggiatori Francesco Cenni e Luca Giordano miscelano bene diversi temi della storia, buttano giù uno script lineare ed efficace nel suo sviluppo, rendono partecipe lo spettatore delle difficoltà di Samuel e dei valori del rugby, ma non riescono ad aggiungere quel tocco di originalità che potesse differenziare il film da altri di questo tipo. La squadra insomma c'è, è ben costruita e funziona, ma ha qualche carenza in fase di manovra e risulta prevedibile, e per questo fa molta fatica ad arrivare alla meta.